Com'è la scuola contro come dovrebbe essere? Nel canale parliamo sempre di economia, business, finanza personale, trading, insomma parliamo di economia in questo canale. E io nel mio percorso scolastico, dopo le superiori, ho fatto l'università di economia. Mi sono accorto che la scuola non mi ha dato tantissime cose che poi mi sono servite nel corso della mia vita, che sono importantissime e che servono a chiunque. Quindi nel video di oggi vediamo da un punto di vista economico, da un punto di vista imprenditoriale anche, quello che ti dà la scuola contro quello che ti dovrebbe realmente dare. Prima di vedere le differenze tra la scuola com'è contro come dovrebbe essere, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e a lasciare un bel like di supporto al video. La scuola insegna tantissime cose ai ragazzi, tantissime cose. Quando inizi poi dopo l'elementare, quando inizi il percorso alle medie superiori, si inizia a studiare mille cose diverse, dalla letteratura, poi si passa a studiare la filosofia, la storia, la geografia, matematica, poi dipende le varie facoltà superiori che scendi, comunque insegna tantissime cose, tranne l'economia. Non spiega mai l'economia. L'unica cosa che la scuola insegna di economia è semplicemente il bilancio. È l'economia aziendale, che è un ramo dell'economia noioso, inutile, veramente brutto. Però non spiega la scuola come gestire il proprio denaro. È assurdo. Gestire il denaro per una persona è importante quanto leggere e scrivere, se non addirittura più importante. E gestire il denaro è una scienza. Non è che è una cosa che io la gestisco in un modo, tu la gestisci in un altro. Il fatto di risparmiare un po' di soldi tutti i mesi è una cosa importante che anche un bambino delle elementari capirebbe. Il fatto, ad esempio, di dire a un bambino: se vuoi vendere la limonata sotto casa, non mettere il baracchino della limonata nascosto in una via dove non passa nessuno, ma mettila in una via dove passa tanta gente. Perché così avrai più possibilità di avere clienti. Ora voi dite: vabbè, grazie, ci arriva anche un adulto. Beh, spiegalo all'adulto che ha aperto il suo baretto in un paesino in montagna dove non ci abita nessuno e fa 3 clienti al giorno. E poi dopo dice: non vendo. Ah, grazie, l'hai aperto lì il bar? Queste piccole cose sono cose importantissime che a un bambino a scuola vanno spiegate, la gestione del denaro, ma non viene spiegato niente, assolutamente niente. E nel corso della vita di una persona è più importante saper gestire il proprio denaro in maniera corretta, probabilmente, che sapere alcune cose di letteratura italiana. Anche la letteratura italiana, ed è da qui che voglio partire. Se in italiano io passo 3 mesi, un ragazzo adesso che ha le superiori mi passa 3-4 mesi a studiare in secondo, terzo superiore, mi ricordo, prima si studia Dante Alighieri per 2-3-4 mesi, poi si studia Manzoni per 2-3-4 mesi. Ma a sto ragazzo gli vengono 2 palle che non finiscono più. Perché? Perché sono cose non utili. Sono cose che certo di cultura generale sono importanti, i concetti chiave di questi autori, delle loro opere sono importanti, ma poi passiamo oltre. Perché? Perché il ragazzo sa che non sono utili, gli sono inutili a un ragazzo oggi. Paradossalmente stiamo analizzando vite, opere e pensieri di persone che una volta non avevano neanche il cesso, che una volta non avevano neanche il cellulare. Cioè oggi se do un cellulare a Dante Alighieri, lo prende a testate e prova a mangiarlo. Cioè è totalmente fuori dal mondo in cui stiamo vivendo oggi. Ma noi passiamo però a un ragazzo di 15 anni, gli fichiamo per 4-5 mesi in letteratura a Dante Alighieri. È assurdo. Se invece un po' di quel tempo, non dico tutto, perché non sono il ministro dell'istruzione, ma un po' di quel tempo che quel ragazzo passa a studiarsi l'inferno di Dante, lo passasse magari a leggere dei libri che parlano di finanza personale, di gestione del denaro, di come prendere delle scelte. Ad esempio, qua dietro il libro I principi del successo di Ray Dalio, un libro che potrebbe tranquillamente essere messo in una scuola. È un libro totalmente apolitico, perché non parla assolutamente di politica. È un libro che spiega come prendere delle decisioni nella vita. È un libro che dice: se devi fare una scelta, fai così, così, così. E per un ragazzo magari è importante prendere le decisioni. Perché noi cosa facciamo? Fino in quinta superiore devi chiedere, fino a 19 anni devi chiedere il permesso per andare al cesso. Devi andare in bagno, alzi la mano, prof, posso andare in bagno? Sì o no? Ti devi dare il permesso. Poi dopo, il giorno dopo, fatto 2 verifiche dell'esame di maturità, ti dicono: ok, vai, scegli cosa fare della tua vita. Fai l'università, lavori, non lo so, decidi tu. Tanto te di soldi non ne hai mai visto uno, nessuno ti ha mai spiegato come gestirli. Fai quello che vuoi della tua vita, arrangiati. È assurdo. Però la nostra scuola al momento è così.
Poi un altro elemento che secondo me dovrebbe essere importante è attaccare a tutto il discorso scolastico anche un po' il discorso di come usare internet. Quando abbiamo il cellulare, noi siamo molto più intelligenti, siamo molto più bravi, e allora insegniamo ai ragazzi anche fin da piccoli e ai bambini a usare internet in maniera corretta e non magari a perdere tutto il giorno a guardare video stupidate su YouTube e giochini. Insegniamogli anche come usarlo per arricchire le loro competenze. Queste sono cose che uno non ci pensa, ma tanto il bambino già a 7 anni ormai c'è il cellulare in mano, che va a giocare su internet, fa i giochini. Ma allora a scuola insegniamogli come usare in maniera intelligente, come usarlo bene internet, perché c'è il modo di usarlo bene e c'è il modo di usarlo male. Altra cosa importantissima, sempre concentrandoci sul discorso di internet, a scuola ci fanno memorizzare tantissime cose, quindi c'è una memorizzazione infinita, quando in realtà appena esci da scuola c'è l'informazione a portata di tutti. Quindi sì, la memorizzazione è importante, imparare le cose a memoria è importante, nel senso, per avere dei ricordi, per poter memorizzare le cose, ma ricordiamoci che oggi l'informazione è a portata di tutti. Quindi dedichiamo quel tempo che passiamo magari a studiare tutta quella roba a memoria a imparare come informarci meglio. Ultimo elemento su cui mi voglio soffermare è le tecniche di comunicazione. Esistono tecniche di comunicazione, tecniche nello stare in pubblico, e queste tecniche, se venissero insegnate ai ragazzi, che un effetto negativo della tecnologia dei cellulari è che ormai fanno tutto tramite gli schermi, quindi poi si perde la capacità di comunicare in pubblico. Spiegare e fare delle lezioni su come comunicare in pubblico forse è una cosa parecchio importante. Il fatto magari di dire che se mentre parli allontani le mani dal corpo, dai maggior sicurezza alle persone che hai intorno. Il tono della voce sono tutte cose che a scuola non ti insegnano, ma se te le insegnassero, un ragazzo, oltre a stare più attento perché ne capisce l'utilità, saprebbe anche comportarsi meglio e relazionarsi meglio in mezzo alla gente. Quindi nel video di oggi ho dato una mia considerazione personale, perché comunque sono valutazioni personali, di quello che dovrebbe essere insegnato a scuola e di alcune modifiche che a mio parere la scuola dovrebbe avere. Naturalmente non sono l'unica persona che la pensa così. Esempio, Elon Musk ha creato la sua scuola. Perché anche lui crede, ma anche lui come moltissimi altri imprenditori, crede che la scuola non insegni i ragazzi la finanza personale, la gestione del denaro, a fare impresa. Tutte cose importantissime, quindi, che la scuola è rimasta indietro e molto arretrata. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi della scuola, in modo tale da avere un po' un punto di vista generale sul canale di cosa pensiamo del nostro sistema scolastico.